Dacia Maraini, nata a Fiesole, è tra le scrittrici simbolo della letteratura contemporanea ed è autrice di romanzi, racconti, poesie. Con La lunga vita di Marianna Ucria vince il premio Campiello 1990. Il romanzo è ambientato in Sicilia nella prima metà del Settecento. Racconta la storia di Marianna, di nobile famiglia palermitana, data in sposa giovanissima ad uno zio. Capitolo 21. Quante ore ha trascorso in quella biblioteca imparando a cavare l'oro dalle pietre, setacciando e pulendo per giorni e giorni gli occhi a mollo nelle acque torbide della letteratura. Che ne ha ricavato? Qualche granello di ruvido bitorzoluto sapere. Da un libro all'altro, da una pagina all'altra. Centinaia di storie d'amore, di allegria, di disperazione, di morte, di godimenti, di assassini, di incontri, di addii. E lei sempre lì, seduta su quella poltrona, dal centrino ricamato e consunto dietro la testa. La parte bassa degli scaffali, quelli raggiungibili da mani infantili, contengono soprattutto vite di santi. Più sopra, negli scaffali ad altezza d'uomo, si possono trovare i classici, dalla Vita Nuova all'Orlando Furioso, dal De Rerum Natura ai dialoghi di Platone. Questi erano i libri della biblioteca di Villa Ucria quando l'ha ereditata Marianna, ma da quando la frequenta assiduamente i libri sono raddoppiati. Da quando i figli sono andati via, ha molto più tempo a disposizione e i libri non le bastano mai. Queste letture si protraggono fino a notte fonda, sono prostranti ma anche dense di piaceri. Marianna non riesce mai a decidersi ad andare a letto e se non fosse per la sete che quasi sempre la strappa alla lettura, continuerebbe fino a giorno. Uscire da un libro è come uscire dal meglio di sé, passare dagli archi soffici e ariosi della mente alle goffaggini di un corpo accattone sempre in cerca di qualcosa è comunque una resa. Lasciare persone note e care per ritrovare una se stessa che non ama, chiusa in una contabilità ridicola di giornate che si sommano a giornate come fossero indistinguibili.